Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui nuovamente su Spore Galactic Adventures. E come al solito mi sono dimenticato assolutamente a che punto, che cosa stavamo facendo, non facendo... Che cosa stavamo facendo effettivamente? Avevamo incontrato qualcuno di nuovo? No. Avevamo colonizzato dei pianeti, avevamo terraformato, due episodi fa avevamo picchiato i tizi là in basso. Clicca su una stella per raggiungerla. Bella storia. E avevamo acquistato un sistema dagli Aipox. Qui, esatto. Avevamo fatto un po' di big money. Avevamo raccolto un po' di spezia. Io andrei a esplorare un pochettino a sto punto. Avevamo comprato anche delle dei motori più potenza. No, non dei motori, forse. Forse erano semplicemente dei dell'energia. Io andrei... No, andiamo a visitare questo, che magari c'è degli artefatti interessanti da raccogliere da qualche parte. È un po' caccia di tesori, dai. C'è un intero impero tempo che vola. Qua vediamo se vogliono della spezia. Abbiamo della spezia, tra l'altro. Non ho idea. Commercio. Della gialla 17.000. Ma sì, ci sta, dai. Ci facciamo giusto un milioncino. Bon, perfetto. Arrivederci, è stato un piacere. Tempo che vola, alla prossima. E il tempo vola, quindi... LOL. Allora, vediamo quest'altro nuovo sistema. C'è un... Biotormia, ma sono della fase del fuoco, là. Cioè, tribù. Beh, piacere di avervi conosciuto, comunque. Detto questo... Allora, io vorrei vedere un attimo dov'è il centro della galassia. Ma è molto lontano. Per arrivare fino là, credo che avremo bisogno di molta più energia. Di quanto non ne abbiamo attualmente. Perché non mi fa vedere le stelle vicine? Non c'è nessuna stella qua sotto? C'è un Kaiser? È vuoto, spazio siderale vuoto proprio. Vabbè. E andiamo a farci un giro da sta parte allora. Da sta parte. Oddio. Wow, esploratore 2. Una miseria. Qua c'è anche un artefatto. Sembra molto simile alla Terra questo pianeta. Ma non è la Terra. E... Nonostante io abbia fatto dei piccoli studi di astronomia, non saprei riconoscere la zona che occupa la Terra nel sistema, nella galassia. Prosperità numero 2, vabbè. Non mi ricordo che punto è quella con lezione. Questo è un T1 con spezia viola libero. Ha solo quello, però è uno spezia viola libero. Quasi quasi. Mi vendete qua una colonia? Signor Impero Minor. Ciao Minor, come state? Minor Major. Datemi una colonia, grazie. E in cambio vi posso 24.000. Potrei anche venderla un po' di più, Ah, ma una ce l'avevo già. Vabbè, non importa. Melius abundare quam deficere. Vado qua e mi ci sbatto una colonia. Ma su subito. Su subito. Un T1 con spezia viola. Non devo neanche intervenire con nulla. Cioè, piatto ricco mi ci ficco. Vai qua. I like that. Sì, è proprio un T1. Ah, non ha tutta la catena alimentare, però è T1. Ah, no, comunque in una bolla. Ho bisogno di stabilizzarlo con un erbivoro e un onnivoro. Cosa abbiamo qua? Allora, un erbivoro. Un erbivoro e un erbivoro. Allora, io metterei un cicci. Che mi dice qua che non... Non è presente, ok. E un onnivoro. Dove? Ah no, sono tutti erbivori che ho. Ma porca paletta, non ho dei... Ah, ho un onnivoro, sì. Ottimo. Perfetto, ora questa dovrebbe funzionare, no? Oddio, stanno attaccando Armageddon. Questo potrei costruire l'edificio adesso, no? Poi andiamo a vedere Armageddon. Cosa cavolo questa, va bene, dai. La prima... Che c'è? Fa un schifo, ma...
Scusami un attimo, posso mettere gli edifici, no? Sì, ok. Spariamoci una fabbrica. Ok, con una casa. Ok. Un'altra casa là, no. Là. Sì, ok, fa spezia là. 36 all'ora, posso metterci una, un intrattenimento. E una torretta? Ottimo, va bene, dai. Però ci sta. Andiamo a vedere subito la situazione su Armageddon, perché sono degli UFO ostili che stanno attaccando e non mi piace quando degli UFO ostili attaccano i nostri pianeti. Quindi andiamo subito su Armageddon. No, non ho detto qua, ho detto là. Dove c'è Armageddon? Hai presente Armageddon? No? Come il nostro amico Armageddon, iscritto al canale. Mozus Kings, ma non è su Mozus Kings, è qua su Armageddon. Andiamo a picchiare su Armageddon. Via! Con violenza! Dove sono? Dove sono questi pezzenti? Dove sono che li secchiamo? Sono questi? Sono qua? Dove sono? Non li vedo! Eccoli! Ciao! Io mi dimentico sempre quali sono quelli più efficaci. Vabbè, li hanno picchiati tutti loro. Vabbè. Ottimo. Vado a recuperare quello che è caduto e poi vado a picchiare gli altri. Ah, qua hanno sfasciato una fabbrica. Dopo andiamo a riparare. Qua. Sì. No, io stavo raccogliendo roba, vabbè. Altri spore crediti, Dankeschön. E qua a questo punto dovrei sistemare un po' le colonie per il fatto che... Ah no, ancora allarme qua sotto. Ma non potevi fare il giro dall'altra parte, la miseria. Cos'è che avevo usato il mi micro macro di questo? Adesso mi fa pianificare. Questo cos'era, una casa? Ok, ne abbiamo più un Kaiser qua. Fabbrica. Casa. Casa. Intrattenimento. E poi spariamo torrette. Ok, spammate un po' di torrette, ora andiamo là. Questi mo ci ringrazieranno, però andiamo prima a sistemare là. Allora, com'è qua la situazione? Hanno distrutto tutto? Non c'è più un Kaiser di niente, ma non ci avevo messo niente? Non ci sono neanche le rovine, mi fa strano. Allora, vai di casa, vai di casa. Vai di intrattenimento. No, ma effettivamente sarebbe più proficuo se io mettessi. Così. Boh, più o meno uguale. E poi spammiamo torrette. Questo che spezia è? Spezia blu. Che forse è anche l'unico che abbiamo di spezia blu. Ottimo, così ci sta. Perfetto, ora cosa ci... grazie, perfetto. Allora, no, non vogliamo quella roba là. Non avete niente da darci? Vabbè, niente. Ah, abbiamo sbloccato sta roba qua. Questo è quello che... Questi sono quelli che vanno a energia. Senza bisogno... Cioè, consumi energia, ok. Ma non... Sono multiuso. Ecco tutto. E vabbè, arrivederci, è stato un piacere. Alla prossima.
Non ho neanche della spezia da darci, ma vabbè, poco male. No, non volevo questo. Dove? Pianeta Zanea, ma dov'è Zanea? Tempo che vola sta attaccando il sistema. E vabbè. E questo Zanea? No, Tehid. Cosa vogliono loro? Ah, grazie. Molto gentili. Mi piacciono quei tizi, ma gli altri sono poi semplicemente. Zanea, dov'è Zanea? Quello? No, non è quello. Però c'è un altro allarme qua. Oddio, allora, capitano, detesto disturbarti, ma sul radar rileviamo un segnale parecchio misterioso e ci serve la tua assistenza. L'oggetto non identificato è diretto verso civiltà presente sul pianeta Zanea. Ignora ogni tentativo di comunicazione. Inoltre, sembra stiano usando qualche tecnologia di disturbo dei segnali mai vista prima. Non siamo riusciti a raccogliere nessun dato utile sull'oggetto. Capitano, temiamo possa essere una sonda Grox. Ti chiediamo di venire subito qui a intercettarla. Qui Zanea, passo chiuso. E noi andiamo subito. No. Just kidding. Voglio prima riparare l'astronave, perché se per caso dobbiamo avere davvero a che fare per la prima volta contro i Grox, non voglio andarci così a piè leggero. Anche perché i Grox sono mica pizze fichi, sono delle bestie abominevoli. Per cui io solitamente tendo a estirparli con la guerra, facendo, terraformando i loro. Ah, dice aiuto, vabbè, noi scendiamo. Impero Grox, sì, sono loro, oh dei. Ce ne sono altri in giro? Sì. No, ma lo manco sempre. Ce ne sono altri in giro? Per ora non sembra, non l'hai detto. Ora raccogliamo sti spore crediti. È una cavolata, sì che ne eravamo al corrente, ma non capisco se ci sono ancora dei Grox in giro oppure no. Ci avreste potuto ringraziarmi, visto che vi ho difeso dai Grox, dal primo attacco dei Grox. Boh, sembra che sia concluso qua. Non dicono più un Kaiser, quindi credo di sì. E sono arrivati da sta zona, quindi ipotizzo che arrivino da quella zona là. Voi avete da darci della spezia o da. Ah, non ho più spazio per la spezia. Bella storia. Posso vendervi della roba? No. Papero. Ma perché ho la stiva piena. Monolito. Aspira nuvole. Ah, questi qua sono quelli. Ottimo. Ho sia quelli dell'atmosfera che quelli della temperatura. E mi piace. Aumenta la salute della mia astronave. Avrei bisogno di aumentare la stiva se devo continuare su queste collezioni. Perché non hai un minimo di posto dove scaricare la roba. O la vendi o la vendi. Cos'ho nella stiva? Scusate un attimo allora, eh.
un sacco di artefatti a Kaiser. Ho delle piante, ho dei busti, pa, spez, piz, puz. Beh, vediamo se riusciamo a vendere qualcosa, poi ripasseremo di qua. Andiamo a vedere un po' qua che cosa c'è qua in giro. Dei T0 con spezia gialla verde. Niente di che. Ok, non li ho neanche visti. Vabbè, lol. Spore crediti? No, non c'è un Kaiser. Nessun bip bip, bip bip. Quindi andiamocene via da questa zona e andiamo a esplorare un po' più in là. Vedere se troviamo qualcosa. Non vorrei andare a trovare i Grox, ma dobbiamo per forza proseguire in questa direzione. Per il fatto che di là non ci sono per niente stelle. E quindi non abbiamo possibilità di spostarci, vi sì. Allora, c'era un niente di fatto, qua c'è un rossa, gialla e due gassosi. Ah no, ce n'è un altro qua, è rossa, vabbè, niente di che. Valilla. Ah, di nuovo imboscata dei pirati, vabbè. Ottimo, grazie, belli. In realtà sono mezzi sfasciati loro, eh. Però, vabbè, dai, andiamo poi a ripararli. Perché loro si sono pigliati pure le botte dei Grox. Impero Amahani. Questi sono dei tizi che non conosciamo. Non mi piace questa storia. Ok, diplomazia, ma non faranno un Kaiser perché sono. Non accetteranno neanche una rotta commerciale, di sicuro. Sono come gli altri blu. Temo che l'unica soluzione sarà quella di picchiarli a sangue. Però sono neutri, però. Non si sa mai. Dei viola, spezia viola qua. Spezia viola, gialla, verde, gialla. I pirati stanno saccheggiando il pianeta Melilla. Dalla mia colonia Melilla. Odio quando fai quello. Arrivo! È quella di spezia viola che abbiamo appena creato, no? Sì. Arriviamo subito! Parapapapam. Dove sono? Questi velivoli non identificati qua, suppongo. Prendiamo questi spore crediti. Andiamo a vedere dove sono gli altri. Ah, c'è qua. Ehi, 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 lascia in pace la mia. Ottimo. Perfetto, sono tutti morti. Buona storia. Oh, ci è andato anche un discreto numero di spore crediti. Grazie, non c'è di che. Volete qualche spezia per caso? No, niente, eh. Ci siamo passati prima, se non altro, quindi. Dubito che avessero altri interessi ora. Quindi torniamo a casa a ripararci in quest dopo questo video esplorativo. È un casino. Qua è tutto addensato, poi dopo non si capisce un Kaiser. Questa è la casa del pianeta Tarantello. Ok. Oh, mi ha dato un sacco saluti. Ripara, ricarica. Posso venderti della roba? No, non vuoi un Kaiser di niente. E qua mi vendono sempre la solita roba. Salute grande. C'è, cicci, cocò. Mimi e cocò.
Sarei tentato dal comprare questi, ma forse da un'altra parte li troviamo a prezzo inferiore. Questi accumulatori di nuvole, aspiranuvole, scalda e raffredda. Che secondo me sono davvero strautili. Ma lo faremo nel prossimo video, perché a quanto pare il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Allora, io sono Mazzitesse e vi invito a lasciare un mi piace qua sotto. Se il video vi fosse piaciuto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ciao a tutti e buona giornata!